Oggi preparo con voi una pasta buonissima con carciofi e pancetta. Veloce, facile, ma fidatevi, gustosissima. Iniziamo. E allora, per prima cosa taglio un limone, ci passo pure il coltello, così non si ossida, e poi spremo un po' di succo, togliamo questo nocciolo, nell'acqua, in maniera tale che quando vado a tagliare i carciofi li metto dentro così non si ossidano. Ecco qua. Poi taglio qualche fettina e la metto sempre all'interno dell'acqua. Bene. Ora pulisco i carciofi. Tolgo il gambo. Qualche foglia esterna. Quelle esterne sono le più dure. Ecco qua. Ora tolgo le spine, le cosiddette spine, la parte di sopra. Togliamo il resto del gambo. E poi, una volta tagliato a metà, togliamo la barbetta interna. Vedete? Ecco qua. Ovviamente, man mano che li tagliamo, li mettiamo nell'acqua con il limone. Una volta data una sciacquata al tagliere, tagliuzziamo i carciofi. Ed anche in questo caso, man mano che lo facciamo, li rimettiamo nell'acqua e il limone. Ok, a questo punto ci spostiamo sui fornelli. Bene, in padella mettiamo il burro e quando si sarà sciolto mettiamo la pancetta affumicata a cubetti. E la facciamo cuocere per 5 minuti. Bene, dopo 5 minuti aggiungiamo la cipolla, mescoliamo, poi mettiamo i carciofi, mescoliamo bene. Regoliamo di sale. Ok, copriamo con il coperchio e mescolando di tanto in tanto facciamo cuocere per 10-12 minuti. Nel frattempo, visto che l'acqua bolle, la saliamo e mettiamo a cuocere la pasta. Io oggi uso della pasta integrale, ma voi potete usare sia il formato che preferite che i cereali che preferite. Eccoci qui. Un minuto prima della fine della cottura della pasta, anche qualcosina in più, la trasferiamo in padella. Ora mettiamo un mestolo d'acqua di cottura della pasta e facciamo finire di cuocere facendo saltare e mescolando in maniera tale da far insaporire bene bene. Eccoci qui, ho appena assaggiato la pasta, è al dente, per cui spengo la fiamma, aggiungo il prezzemolo, una bella mescolata. Ora un po' di parmigiano. Ultima mescolata. Ed ora in piatto e assaggio con voi. Guardate che bel piatto. Mamma mia, fate questa ricetta e
E fatemi sapere che ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un gran bel like, condividetelo. Se siete su YouTube, cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io vi saluto e vi auguro buon appetito.